Questo che stiamo percorrendo è il lungomare di Haonang. Qui a destra non mancano negozietti di souvenir, ristoranti, guest house, pub. Haonang è molto attrezzata per quello che riguarda la ricettività turistica. C'è una passeggiata lungo il mare molto bella. Anche qui ho noleggiato uno scooter per 200 baht al giorno. Vi ricordo che ho registrato un video tutorial a riguardo su come noleggiare uno scooter in Thailandia, tips, consigli e varie. Andatevelo a vedere se volete. Qua c'è un mercatino. Sono sceso un pochettino più a sud, lungo la costa di Haonang. C'è una bassa marea impressionante, qui le maree sono una costa seria. Quando il mare si ritira si può raggiungere a piedi quegli isolotti che vedete là in mezzo al mare. Il paesaggio è bellissimo, in fondo ancora vedete le fortezze carsiche di Rayleigh.